Ciao a tutti ragazzi, oggi mi è stato procurato questo account nuovo, io non l'ho ancora toccato, siamo su PC, tra l'altro è importante questa cosa da capire perché su PC si possono fare delle cose molto particolari e possiamo già introdurre da subito questo completo con cui sono stato portato in sessione. Io non ho visto niente dell'account, quindi adesso andremo a scoprire tutto insieme. E tra l'altro voglio farvi vedere una cosa: su Telegram mi sono stati mandati qua così tutti i valori delle cose, i valori in denaro reale delle cose inserite nell'account. Io ancora non le ho viste e non ho neanche visto ovviamente il valore, quindi credo andremo a vederle insieme perché dovrebbe essere un account di base abbastanza costoso. Dunque io direi di premere la freccia in giù per andare a vedere rango 5000 preciso. Va bene, tra l'altro c'è uno in sessione con rango 8000 che è più VIP di me. E poi ci abbiamo uno e tanti zeri di soldi. Vediamo un po'. Ok, 100 miliardi. Mi viene peccato a spendere un centesimo, quindi credo non spenderò assolutamente un cazzo di niente. Ah, tra l'altro il nickname è spuffato, modder cheater di merda, prendetevelo pure, tanto è stato spuffato con quello dell'account sgamato. Se volete entrare in sessione e far crashare, fate pure, tanto non è questo. Senti, allora mi è stato detto prima di tutto di andare a vedere i completi, quindi andiamo. Ho tolto le limitazioni del borsone perché normalmente ci sarebbe casino e si buggerebbe un po' tutto col borsone. Io direi di andarne a vedere solo un paio, però vediamo i primi due, poi vediamo altre cose e poi ne vediamo altri perché ce ne sono tanti da vedere. Allora, questo ha il giubbotto pesante ovviamente, poi abbiamo il cappellino dell'antisportività, le caviglie in parte invisibili, poi abbiamo le scritte sopra al cappotto, i bracciali borchiati che trapassano, alcuni loghi, poi abbiamo anche il giubbotto antiproiettile interessante, la felpa col cappuccio che trapassa. Non è roba per me, lo sapete, però insomma per chi è appassionato di ste cose sono completi belli. Poi ci sono gli occhiali anche che si compenetrano con la maschera, direi bello. Poi andiamo a vedere quest'altro. Ok, qua abbiamo tutto a tema blu col casco antiproiettile, che purtroppo non è antiproiettile. Quelli colorati, che non sono dei colori acquistabili in negozio, non sono antiproiettili, di fatto non ti parano dai colpi, quindi ti ammazzano con un headshot. Abbiamo il rebreather colorato anche, distintivo dell'FIB e il badge della IEA. Ok, ne vedremo altri dopo. Intanto io direi di partire col valore delle cose. I completi li vedremo dopo. Comunque mi è stato detto che ce ne siano di difficili da mettere, ci sono anche delle cose rare sbloccate. Allora io direi di andare a vedere il rango, ma anche se più o meno ho delle idee sui prezzi. Ok, 15 euro solo il rango, va bene, ci può stare. Vediamo i soldi invece. 60 euro per i 100 miliardi. Ovviamente si parla di prezzi odierni, prezzi sul mercato odierno. Poi i prezzi di ste robe cambiano continuamente, ovviamente si parla di roba sotto banco che normalmente non potete acquistare, questo è ovvio che vada detto. Se invece volete qualcosa di legit, più easy insomma, volete approfittare dei boost di denaro passando dal mio sito qui sotto in descrizione o scrivendomi su Instagram, aggiunte di denaro discrete per tutte le piattaforme, si parla di qualche milione, veloce, sicuro ovviamente e affidabile. Dopodiché c'è anche altro da controllare ovviamente, però siamo in una sessione pubblica da soli, quindi io direi di andare in un'altra pubblica. Potremmo trovare dei modders che potrebbero attaccarsi alle palle, visto e considerato che per quanto abbiamo attivo adesso, che non vi posso far vedere, per quanto c'è nell'account, beh, qualcuno potrebbe insospettirsi e sentirsi chiamato in causa. Quando è così, quando vedono qualcun altro che c'ha qualcosa di strano, i modderini, i ragazzini devono subito venire a rompere i coglioni, provare a farti crashare, minchiate varie. Quindi già probabilmente ci sarà gente interessante in sta sessione. Dunque ragazzi, come vedete ho iniziato a correre e neanche ci avevo pensato in realtà all'inizio. C'è ovviamente la corsa moddata, ogni volta che non la uso da parecchio penso sempre a quanto cazzo piotta con la corsa moddata, ed effettivamente è così, perché ormai usando solo l'account di Vitra Poveri o account che non ce l'hanno la corsa moddata, l'abitudine è anche passata, ed è una cosa anche più rara soprattutto su console negli ultimi anni. Ovviamente qua si parla di prezzi per PC e tutta la roba è pensata, tutti i discorsi che farò saranno pensati
per essere applicati alla versione PC. Vediamo la corsa moddata, anche se non credo quanto, non credo possa essere tantissimo. Ok, 20 euro, va bene, ci sta. Poi faremo anche il totale a fine video per capire quanto potrebbe valere questo account. Poi sono sicuro che ci saranno tanti che diranno: a mio cugino me lo fa a 5 euro e me lo fa meglio. Però insomma, noi andiamo a vedere il prezzo di mercato. Poi mi è stato detto di andare a controllare il KD, vediamo un po'. Ok, il KD è negativo ed è meno 6.66. voglio andare a vedere, tra l'altro, e qua abbiamo anche l'ultimo rango guadagnato, il 0000. Vediamo. No, l'assistente, guarda, il prezzo può essere anche gratis. Andiamo a vedere quanto costerebbe questo rateo. Va bene, 10 euro negativo, raro mi è stato segnato, tra l'altro. Poi vedo una cosa tutta oscurata che non so cosa sia. Però ci sta anche la roba del bunker sbloccata. Dove cazzo sta il bunker? Ovviamente la destinazione non l'ho messa perché non so arrivarci, ma perché ci arrivo in altra maniera. Ok, allora entriamo nel bunker, andiamo a vedere che cosa c'è sbloccato. Dovete sapere che un tempo sbloccare le ricerche era un problema, e lo è ancora, perché un tempo era necessario sbloccarle, si sbloccavano temporaneamente nella sessione e poi acquistandole di fatto rimanevano nell'account e poi potevi metterle anche in altre armi. Adesso è possibile invece acquistarle senza problemi. No, mi sono scalati i soldi. Che cazzo, non ho più 100.000. Vabbè, dopo me li faccio riaggiungere, insomma. Allora, abbiamo qui il centro operativo, andiamo a vedere tutto. Ok, allora ci dovrebbe essere qualsiasi cosa in teoria. Purtroppo i soldi li devo spendere, quindi andiamo. Va bene, modifica tutto. Ok, e qua è fatta senza problemi, abbiamo tutto pronto. Devo dire che sta cosa è veramente bella su PC, perché su console sempre creato problemi, e anche in passato su PC ha sempre creato problemi. Vediamo il bunker quanto ci vale. Allora, bunker completato, ricerche più sfide, 10 euro. Attenzione, tra l'altro, perché abbiamo pure le sfide completate. Il caricamento veloce non mi è stato messo dentro all'account, questo dovrei dirlo, solo quello varrebbe almeno 50 euro, A cosa servono le sfide completate del bunker? Semplicemente per avere più granate e più bombe adesive. Di fatto, infatti, non mi fa vedere, va bene, esco, scusa. Infatti, per essere gestito dai server, sta là. Oh, Radeon di merda! Ma che frame rate è? Ma scusa! Ma che schifo! Ma puoi? C'è concessa sta roba? Senti, guarda il terreno. Grazie. Allora, come vedete, permette di avere 30 bombe adesive e 30 granate invece che 25, aver completato tutte le sfide del poligono di tiro. Dopodiché abbiamo anche una cosa tutta oscurata qui che ora voglio premere. Vediamo un po'. Tutto sbloccato più unlock non rilasciati. Ah, qua abbiamo ben 30 euro, quindi bisogna andare a vedere. Dunque, vediamo un po' al negozio povero. Ok, allora abbiamo qua i completi speciali. Vediamo un po', abbiamo le vesti Epsilon. Attenzione, ragazzi. Poi c'è l'Impotent Rage. Poi il Broker, questo mi piace, questo ci può stare. Poi intruso spaziale. Ah, attenzione, quello, l'alieno, che io direi di indossare in questo momento. Poi abbiamo capitano dello yacht. C'è gente che scrive, questa non è compresa purtroppo, anzi per fortuna, nel pacchetto. Poi abbiamo, ah, questo è quello che si sblocca trovando i forzieri in giro per la mappa sulla costa. Poi la tuta da carcerato. Poi la tuta da Los Santos Customs. Abbiamo poi quello da Sasco, ce lo voglio vedere alla fine, che non l'ho mai usato in prima persona, diciamo. Abbiamo quello della Go Postal, perfetto. Vado a consegnare un po' di pizze esplosive agli altri giocatori, per chi si ricorda dei vecchi tempi. E poi c'è quello da Sasquatch. Attenzione, allora o metto questo o metto quello da alieno. È più recente quello da Sasquatch. Tra l'altro c'è una cosa ironica di cui parlare al riguardo. Era possibile sbloccare in passato le variabili che riguardavano questo completo senza poterlo usare, di fatto, perché ancora non era uscito. Quando è uscito, quindi, gli account che avevano quelle variabili sbloccate se lo sono trovato già nell'account. Poi ci dovrebbero essere delle maschere, vediamo. Ma dai, ma si bugga sta cosa, non te lo toglie, ma dai, ma che cazzo di cosa. Vabbè, allora proviamo un altro completo, già che ci siamo. Ah no, è sempre lo stesso di prima. Proviamo questo. Va bene, questo
ha, adesso lo faccio vedere più da vicino, ha le braccia in parte invisibili, con i guanti tutti borchiati, perché penso ci sia il bracciale sotto. Poi c'è sempre la solita cosa dell'IAA, abbiamo il cappellino d'antisportivo compenetrato con la maschera. Ok, c'è questo a tema colore nero, attenzione, abbiamo la maschera mezza compenetrata col viso, gli occhiali strani, il cappellino, però la cosa più importante è il giubbotto pesante, una cosa che da sempre mi manda fuori di testa, e il fatto che non l'abbiano messo disponibile se non con i completi CEO mi rompe il cazzo in una maniera impressionante, insieme poi alla felpa, alla scritta dietro, se state vedendo, ecco c'è la scritta che normalmente non si potrebbe avere. Allora dobbiamo vedere le maschere, vediamo un po', ci dovrebbe essere, allora c'è la maschera di Babbo Fatale che non si può più sbloccare, ci sono notifiche che mi arrivano su Discord intanto, queste sono carine, quelle Demon Attach bianco e rosso, tra l'altro alcune si buggano perché stanno col cappello addosso, ma è quello il bello, no? Il fatto che si buggino, guardate la tigre senza occhi, no, non è quella la maschera, questa pure è la maschera morte, la davano solo per un periodo limitato, questa è la maschera guerra, poi vabbè insomma non le vado a vedere tutte perché finiamo domani, guardate come cazzo si buggano col cappello. Allora io direi a sto punto di andare a vedere, prima di vedere gli altri completi moddati, il prezzo anche di quelli, quindi vediamo. Ok, 30 euro, cappelli moddati con cappello, cappelli moddati, sì, completi moddati con cappello antisportivo che non si può salvare, ma l'abbiamo salvato, più nomi colorati, 30 euro. Quindi andiamo a vedere anche gli altri per concludere, abbiamo, vediamo, questo rosa, che in realtà è blu, alcuni stemmi in giro e sempre le caviglie invisibili con anche la scritta bravado sui pantaloni. Poi vediamo, abbiamo quest'altro che ha alcune componenti modificate, c'è il giubbotto pesante, si sono messi i guanti, adesso hanno deciso di spawnare, c'è il borsone, poi andiamo avanti, vediamo quello giallo, a questo pure ci sta, mi piace, il cinturone sempre che però con la maglia così larga si vede poco, la scritta che svolazza sulla schiena, la scritta Dinka, il borsone, il rebreather, va bene, e anche qua il cappellino da antisportivo, che è tra le cose più richieste, tra l'altro, a quanto pare, ultimamente. Poi questo verde, che non è verde. Poi mi sa che, ecco, questo dovrebbe essere l'ultimo, penso, vediamo. Sì, è l'ultimo, ok. Poi le solite cose, c'è il casco antiproiettile viola, che non è antiproiettile, purtroppo. Ok, direi di rimettere questo e così abbiamo finito. Nessuno tra l'altro ci ha rotto il cazzo. Ultimamente su PC, a parte ste cose, vabbè, sgangherato, ti possono fare di tutto, ti fanno crashare il gioco, ti rompono il cazzo in ogni maniera possibile, pensabile e non pensabile anche. Oh, guardate regà, guardate che ho trovato, ho trovato questo gioco su PC, Erbidone da monnezza. Ok ragazzi, direi che abbiamo finito, vediamo un po' il prezzo totale di questo account, abbiamo 180 euro, attenzione, i soldi si sono persi man mano che andavamo senza neanche rendercene conto, devo dire che comunque ovviamente a vostro cugino potrebbe farvelo a 5 euro, poi se vi bannano però insomma andate sempre da a vostro cugino, diciamo che come ho detto si possono trovare prezzi inferiori ma più o meno questa è la media che si trova in giro, si può trovare di più, si può trovare probabilmente di meno. Scusate, scusate una cosa, qua c'è un problema con l'erba, dite che c'è questo problema perché c'ho l'erba moddata? Vabbè, ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima.